Ne ho bisogno. Una linea esistente che da questa cabina primaria che trovate in basso, alla... ecco, questa linea violetta è una linea in aereo, i quadratini che vedete sono i tralicci, la parte tratteggiata sono le campane, cioè sono i conduttori che uniscono i vari tralicci, questa è una doppia terna, okay? Quindi sono due linee messe sull'unica panificata, sono sei fili, due terne e sei fili, questa doppia terna ha una fragilità, e cioè quando uno dei due conduttori dei due linee ha un problema di manutenzione o di fuoriservizio, per poter intervenire dobbiamo aprire, cioè no, interrompere il servizio anche sull'altra, e quindi creando una fragilità ovviamente nella continuità dell'alimentazione tra i due estremi, okay. Quindi l'azienda cosa ha detto? Separiamo le due terne, una delle due la mettiamo in cavo interrato, tale separandole fisicamente, se una va fuori servizio l'altra continua, e quindi abbiamo quella che chiamiamo sicurezza N-1, quando un elemento di rete va fuori servizio, gli altri N-1 suppliscono e riescono a garantire la continuità del servizio. Quindi il progetto essenzialmente era quello di togliere una delle due terne che è sulla linea in aereo e metterla in cavo interrato. Abbiamo fatto un progetto, siamo andati dall'amministrazione comunale, ci siamo incontrati in conferenza dei servizi e ci siamo confrontati su questo progetto. E l'amministrazione comunale, attraverso un parere espresso formalmente, con una serie di prescrizioni, ci ha indicato le modalità di realizzazione di questo cavo, l'ottimizzazione. E il comune ha ragionato in questi termini. Su questa viabilità c'è già una progettazione che il comune ha fatto, è già prevista una pista ciclabile, quindi al fine di evitare la duplicazione dei cantieri e quindi raddoppio del disservizio nei confronti del cittadino sulla viabilità, rumore, tutto quello che volete, ha detto noi dobbiamo fare in modo di integrare i due progetti, e quindi si apre una volta, i cantieri si aprono una volta solamente. Quindi ci ha detto guarda, visto che invece di stare col cavo diciamo più o meno al centro carreggiata, vi spostate vicino al marciapiede destro, ok, dove io dovrò togliere comunque i tigli e prepararmi per fare la pista ciclabile. Voi, quando farò questo lavoro, fate contemporaneamente il lavoro del cavo interrato, avvicinandovi a quello, invece di aprire un cantiere al centro e un cantiere al lato della strada, ne apriamo un unico, visto che comunque quello lato va aperto, voi vi spostate e convergete nella stessa area dove noi faremo i cantieri. E vi posso dire, in 20 anni di attività sul territorio, questa è un'attività di buona programmazione dell'attività di cantiere, perché significa minimizzare i cantieri sul territorio, minimizzare il disturbo sul cittadino e ottimizzare anche i tempi di cantiere, non ci passano 2 volte, ci passano 1 volta soltanto. Questo essenzialmente è il lavoro di progettazione integrata che abbiamo fatto insieme all'amministrazione, e l'amministrazione in conferenza di servizi ha espresso formalmente, se guardate il parere espresso alla prescrizione numero 3, prescrizione significa devi fare così, cioè ti do il mio parere a queste condizioni, le prescrizioni sono condizioni per realizzare il progetto, e quindi noi di buon grado, perché è un'ottimizzazione progettuale che ha un valore anche sociale, abbiamo ovviamente adempiuto e stiamo adempiendo a queste indicazioni che il Comune ci ha dato. Possiamo fare delle domande? Una volta. Posso dire una cosa? No, perché io leggo qui una sulla conclusione della...